Ci sono storie, ci sono emozioni, ci sono vite da raccontare, casi da rivelare e quando la cronaca diventa storia, vicende oscure su cui far luce. Cinema e giornalismo si fondono in un filone che ha fatto scuola e che ha un suo grande interprete in Marco Tullio Giordana, regista che racconta l'Italia. Questo processo farà capire fino in fondo chi era davvero Pierpaolo Pasolini. Pace all'anima sua. Marco Tullio Giordana nei suoi film evoca gli eventi che hanno segnato un'epoca. Da Pasolini, Un delitto italiano, ai 100 passi o Romanzo di una strage che ricostruisce l'attentato di Piazza Fontana in cui di fondo c'è l'inchiesta giornalistica. Un crimine è così, ha innescato l'esplosione a Piazza Fontana, lo riconosci? Il problema è che io non riconosco lei, né lei né la sua giustizia. Nel DNA del cinema italiano c'è fortissima questa tradizione. Io penso a un maestro come Francesco Rosi, che è stato, oltre che un maestro, anche un amico molto caro. E quell'esempio lì di film che hanno raccontato l'Italia mentre le cose succedevano. Ma Rosi non è stato il solo, penso anche, non so, a Petri, a Damiani, a Montaldo, a tanti altri, ma a Visconti, anche i grandi maestri, Rossellini. Nel cinema italiano la realtà è sempre molto importante, quello che succede. Oggi Marco Tullio Giordana ritrova le sue atmosfere a Vicenza, nella città del Palladio, dove però porta una storia surreale ma plausibile, tratta da un romanzo di Maria Pia Veladiano. È la vicenda di Rebecca, rifiutata dalla madre perché nasce con un aspetto che non è conforme ai canoni tradizionali. Si prende cura di lei la zia gemella del padre, celebre pianista che scoprirà nella ragazza il talento per la musica. Nel film, l'occhio del regista porta gli scorci di Vicenza. La città del Palladio offre tante opportunità, innumerevoli spunti per girare le scene. Da Palazzo Folco, incontra San Marco, alla chiesa di San Pietro, fino alla storica tipografia di Contra Santa Lucia. Sono anche contento di realizzare dei film in cui non c'è solo, cioè è altrettanto importante la realtà dei propri sentimenti, delle proprie dei propri disagi, dei propri disturbi, delle proprie infelicità, vale quanto svelare una trama nascosta.